Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi un video inusuale, perché non si parlerà di arte o disegno, ma di un'altra mia passione. L'altra mia passione sono i videogiochi, le console e tutto ciò che concerne. Qui vedete due personaggi che mi piacciono molto, Luigi e Mario. Ovviamente avrete notato che qui dentro c'è la Nintendo 3DS XL, che sarebbe questa qui. Però oggi non voglio parlare della mia Nintendo, ma del regalo che ho ricevuto per il mio compleanno. Potete vedere il video cliccando qui nelle info. Io, oltre la Nintendo 3DS XL e la Nintendo Switch, che vi farò vedere ora, ho anche la PlayStation 4 e la Nintendo Wii U. Ora cominciamo dall'unboxing. Io non l'ho ancora aperta la scatola, sinceramente non so neanche com'è fatta, ma andiamo a vedere insieme. Ecco qua, questo è ciò che ho ricevuto il giorno del mio compleanno. È un regalo dei miei genitori, per questo li ringrazio molto. Ma apriamola subito. L'apro per la prima volta insieme a voi. Allora, questo è il controller. Qui ci sono altre istruzioni. Questo è il cavetto USB per la ricarica. E questo è il controller. Qui c'è una pellicola di protezione, c'è la presa USB, vediamo se riesco a farla vedere. Sembra abbastanza comodo come controller. Qui c'è la scritta Nintendo. Sapevo che all'interno di questa levetta, ad alcuni controller, forse i primi che sono usciti, c'era scritto for the players, però qui non c'è scritto nulla, quindi evidentemente è della seconda tiratura. Apriamo questa qui, apriamola insieme. Ok, all'interno troviamo lo schermino, questo qui, sotto c'è la presa USB, i lati. E dietro è così. Ok, questo è il primo pezzo. Poi ci sono i piccoli controller. Sono questi due. Poi qui cartone. Istruzioni,
questo il cavo HDMI. Questo è l'alimentatore. Questo sinceramente non so a cosa serve. Questo non so a cosa serve, ma lo scopriremo. Poi questa qua, che credo sia la base di ricarica dove inserire i controller. Poi c'è questo qui, che è la base per inserire tutto il marchingegno e collegarlo quindi alla televisione. Qui ci sono due prese USB. Qui ci sono, qui c'è un'altra presa USB, qui l'HDMI e qui per metterci l'alimentatore, insomma. Poi per ultima cosa è questo, è un altro aggeggino. Devo capire ancora cosa serve. Il contenuto della scatola è questo qui, come vedete, senza Luigi ovviamente. Ho letto un po' le istruzioni e da quel che ho capito questi qui, questi aggeggini vanno a chiudere i joypad. Quindi così e così. Ok, poi quando bisogna usarli nello schermino basta toglierli e attaccarli qui. Questo. E questo. Ok, poi per scollegarli dal monitor c'è un tastino che si preme e poi si sgancia il piccolo controller. Qui c'è un tastino che si preme e si sfila. Ok, si inseriscono qui. Uno e due. Si può usare anche questo come joystick. Mentre per caricare la console si mette qui dentro. Ora, qui c'è il tastino per accenderla. Questi credo siano i tasti del volume. E qui ci vanno le schede dei giochi. Ok, ora andiamo a vedere come sono fatte le schede. Io ho ricevuto Zelda Breath of the Wild. Il retro è così. Sono curiosissimo di provarlo. Ovviamente io non farò il gameplay perché non è un canale che tratta questo tipo di contenuti. E poi non avrei la pazienza di fare gameplay perché praticamente io muoio sempre. Nonostante muoio sempre, perdo sempre, mi piace giocare, proprio ce l'ho nel sangue, mi piace il gaming, insomma. Allora, vediamo come... Oh. Questo è l'interno, è bellissima comunque l'illustrazione. Non c'è nessun libretto. Mi aspettavo qualcosa di più simpatico. Va bene, questa è la
questa è la schedina del gioco. E la schedina credo vada, come abbiamo visto prima, qui dentro. Quindi proviamo ad aprire. Va qui. E credo vada così. Perfetto. Sinceramente mi aspettavo una console leggermente più grande. Ho letto varie recensioni in cui dicevano che si graffia molto facilmente, quindi bisognerebbe metterci una pellicola sopra. Comunque è da provare, io non vedo l'ora di provare questo Zelda. Spero il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!